Ciao! Allora, benvenute nel video dei top del mese di maggio. Sì, mi vedete a maggio ancora con le maglie a collo alto, ma è a maniche corte, quindi, e poi c'è un golfino sotto, leggero leggero. Ce la possiamo fare? Forse è venuto il sole. Il primo top che mi mostro, assolutamente, è questo profumo della Bottega Verde, si chiama Via dell'Amore, e nelle toilette io avevo il campioncino, che oltretutto è questa bottiglietta carinissima. Mi sono innamorata del profumo già dalla confezione, perché guardatela, è davvero fantastica, e poi una volta annusato, amore, cioè, è fresco e speziato, non troppo dolce come piace a me, quindi davvero mi è piaciuto tantissimo. Oltretutto, anche se è piccolino, questo mi è durato davvero tanto. Lo applicavo un attimo intorno al collo oppure appena sui vestiti, si sente tutto il giorno e poi anche il giorno dopo se è sui vestiti, quindi davvero fantastico. Si sente bene ma non è invadente, quindi davvero wow. Sicuramente è un profumo che appena trovo in offerta o con uno sconto in negozio lo compro, perché mi è piaciuto tantissimo. Credo che sia il mio profumo dell'anno sicuramente, e questo stra consigliato. Il secondo top è questa crema della Bottega Verde, questa è la Splendida, avevo due campioni. Splendida, crema viso antietà, prime rughe dai 30 anni in su. Sì, effettivamente ne ho di più. Questa intanto era una novità e io ero davvero curiosa di provarla, solo che in negozio arrivano solo i campioni per la pelle da normale a secca. Allora, l'ho provata sulla mia pelle e per il giorno è troppo inutile. Io per il giorno non voglio applicare creme ma solo sieri, perché poi vado a mettere il fondotinta, il correttore sulla pelle mista si lucida subito, se no, anche se metto quantità e quantità di cipria. Comunque l'ho provata alla sera e ha una texture che è leggera, fluida e si assorbe molto velocemente. Come ho detto, la mettevo la sera e alla mattina non mi trovavo con la pelle lucida, quindi può andare bene. La profumazione è buona ma non è persistente, quindi si sente quando l'applicate, poi sulla pelle non si sente più e va bene così. E io sono curiosa di provare la versione per pelli miste, perché mi potrebbe piacere secondo me, però voglio il campioncino prima da provare. Comunque questa era quella da normale a secca e a me andava bene alla sera, come ho detto. Vedremo l'altra varietà, perché davvero potrebbe piacermi. Comunque andiamo avanti. Ultimo top per questo mese, e parliamone, è questo infuso della Yogi Tea, e questo si chiama Himalaya. Perché metto un infuso che in teoria va bene per l'inverno nei top del mese di maggio? Perché fino a poco fa c'era davvero freddo e quindi io lo bevevo volentieri. Questo comunque è stata una vera scoperta e mi è piaciuto tanto. È un infuso ayurvedico con zenzero, finocchio e cannella. Allora, se trovo gli ingredienti bene ve li dico. Eccoli qua. Allora, abbiamo lo zenzero, il finocchio, cannella, anice, coriandolo, olio di cannella, olio di zenzero e liquirizia, tutta agricoltura biologica. Mi è piaciuta tanto questa tisana, perché comunque sia contiene tutte le spezie che io più apprezzo, come lo zenzero, l'anice, il finocchio, la cannella, quindi tutte in una sola tisana. Non l'avevo mai provata e la ricompro. La ricompro sicuramente, perché intanto le ho finite, e magari non adesso, riaspetterò quest'autunno, ma è sicuramente una di quelle che, se vi piacciono le tisane speziate, davvero è fantastica. Scalda bene, è avvolgente, non è troppo speziata ma scalda, che è una meraviglia, è gustosa e niente, questa è super promossa. Allora, questi erano tutti i top del mese di maggio. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, come siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perdete le prossime recensioni, e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella, così verrete avvisate quando carico un nuovo video, quindi una settimana, e alla prossima, ciao!